cavalleria. La cavalleria, la vedete? Dal fumo copioso, andiamo a detto! Mamma mia, tanta roba! Oh. Primo a esibirsi, un test pool a noi ci serve per avere dei dati. C'è lui, Paolo Pigato! Bandiera verde, andiamo! Bisogna che ci mettiamo del peso su quella slittina lì dopo, per cercare di... E arriva anche The Smoke! Luce verde, già in slitta! E arriva! Bandiera verde del giudice di pista! Andiamo! Bloccaggio dentro, gas a busso! Estintori volete, ma non si spegne. È la prova del 9 per lui, Alberto Pancieri, andiamo! E il picchetto è qua, Albertone, il picchetto è qua. Arriva la bandiera verde, vi lascio! Tanta roba, mamma mia! Mamma mia, arriva! Riesci a tenerla dentro la pista, nonostante un differenziale ingrato maledetto! E gli schiariamo un po' la voce, puliamo bene le camere di combustione. Mamma mia! Non abbiamo neanche fatto il fumo, addirittura non abbiamo fatto fatica. Tanta roba. E arriva l'esibizione Gianluca Cornale, suo piccolo, John Deere. 44-30, 6600 centimetri cubici, leggermente originale. Tantissimo in camera di combustione, poi vi dico quanto. Stefano Tonin, Roadrunner, andiamo! E campione italiano nella categoria Pro Sport! Fino a 7000 centimetri cubici, non è mica brodo di fagioli! Emergenza. Alessandro, davo la manetta, ci proviamo, la prova del 9. Three Monkey, andiamo! Alta la temperatura, lo ha rimesso insieme
e questo è il risultato. Andiamo Claudione, la bestia che ci fa contare tutte le viti della Coppa dell'Olio, tanta roba. Dopo nei mezzi con le gomme proprio da pulling, e intanto è la volta del Marley. CP3 7685 di cilindrata, e per la sua conformazione, la sua robustezza, si presta ad essere pistolato. Alla manetta c'è lui, Jonathan Cassani. Non importa, è la prima volta che attacchiamo una vera slitta da pulling. Jonathan, centimetri cubici, bandiera verde, bandiera verde, luce verde in pista, le carte sono tutte in regola, e quelli che vanno forte fanno così. Tipo centrifugo non ci sono le molle, ma ci sono dei pesi nei piedini che più giri più spingono. Avete sentito come muore un turbo? Si fa sul serio. Mi sposto perché Marco Bregant fa davvero forte. Rilancia fino a quando può. Giuseppe Antonello, Attila, andiamo! Andiamo a oltre 4.000 giri. Ivo Scatolone, andiamo!
abbiamo sbagliato la marcia. Allora, una delle regole è che se ci si ferma e non si sgancia entro i 20 metri, quindi slitta, spegniamo l'acqua, se no lo riempiamo. Attila, arriva la bandiera verde, andiamo Giuseppe! Parata di Ivan Scatolone e dopo ci facciamo due chiacchiere. Vieni Roccia, vieni qua con me. Si piegano le ginocchia Roccia? Niente da fare, Ivan! Rocco, Power Team, for no Emi! Andiamo! Risultato. Quindi arriviamo qua, il maialino rosa. Che cosa significa il maialino rosa? Beh, noi abbiamo allevamento di suini e quindi diciamo che anche qui è partito. Manuel Bordignone alla manetta, anche loro 16.000 centimetri cubici in 6 cilindri, 16.100, un grosso turbo e una centralina contro cui lottare. Andiamo, Viper, let's go! Siamo cresciuti. Sta arrivando! Andiamo! Tanta roba, mamma mia. Ma te vai con questo macchinario qua così grande? Sì. Fa impressione. A me mi fa impressione. Poi quando apri questo coso qua che diventa enorme, 12 file, tipo aprilo. Ah no no, allora non farlo, non farlo.
Forza, fuori pista, arriva la bandiera verde, andiamo Enrico! Marcia lunga, la schiena del motore lancia, addirittura! E tuo figlio dov'è? Dov'è? Quindi siete stati voi due che avete... Occhio che c'è Paolo Pigato! Con il ram... The Smoke! Chi va piano passa lontano, che i cavalli fa così, gli altri... Vedi? Vedi? Te lo volevo dire, allora, intanto parte Alberto Panceri con il suo ramarro. Questo sport qua è contagioso, ma non dirlo a nessuno! Chiariamo la voce, lo mandiamo su di giri, ascoltate il sibilo. E le viti della Coppa dell'Olio ce le fa contare tutte Claudio oggi. Stai dentro la pista. Sì, io pregherei i ragazzi che sono là in fondo sulla mucchia della terra, non so se sia tanto bello stare là. E intanto, Roadrunner, andiamo Stefano! Accidenti, cade la pressione del turbo, forse troppo grip o marcia troppo forte, no, voilà, matto vero. E intanto Gianluca Cornale suo John Deere 4430. Andiamo! E gli fa male fino all'ultimo giro. Nuove strategie di elaborazione, vediamo se tiene il paraolio scoppiato questa mattina. Questa è l'iniezione ad acqua, state tranquilli, lo deve fare. Ascoltate il sibilo del turbo. Thank you.
grazie. Abbiamo finito il gasolio. Abbiamo finito il gasolio, Adriano. E sì, la lancetta segna il pieno. Ma te roba, ciò. Glielo facciamo lo stesso, l'applauso. Avevi voglia te di accelerare? Andava via per forza. Dai, mo. È la volta di Matley. 67-21. Vero è Marcone Bregant e arriva da Mossa in provincia di Gorizia con la sua 6.40 special. Mamma mia, Marcone, lo vuoi rompere? Lo vogliamo rompere? Che sgroppata! Che sgroppata, non era possibile! Andiamo, let's go! Ci sono dei rumori dal cambio a volte un po'. Vincenzo Chellini, let's go! Andiamo! Su di giri!
adesso vi cagate, no? Dai, venite, venite voi qua. Allora, ascolta, sono passati dei vostri colleghi oggi, velocissimamente, non vi rubo tantissimo tempo, ma purtroppo, dico, purtroppo, per fortuna, insomma, tutti vi vediamo nelle vostre gesta, possiamo dire, quotidiane, no? Ma ascolta, ma allora, a parte dirvi che siete un branco di matti, ma ascolta, come vi è venuta questa idea? Di fare questa pazza fattoria? Diciamo che in televisione ci sono programmi di ogni genere, ormai mancava quello sull'agricoltura, eccolo qua. E quindi ci avete pensato voi. Ascolta Dario, allora, vedi che hai anche i fans. Ah, che bello è, ascolta, allora. Figo o non figo, cioè il fatto è che poi quando tu combini le cose, no, e vuoi dare sempre la colpa a lui, no, oppure quando tu vuoi dire che sei andato più dritto con la seminatrice e invece, cioè, il mago della drittezza, come dice lui, è qua, cioè, come la mettiamo qua, insomma, solo perché è più alto lui vuole sempre avere la voce più forte. No, beh, insomma, ma sono cose che si fanno e poi nella serie, insomma, vengono un po' fatte vedere di più, ma sono cose che durante i giorni capitano, allora ti dici, oppure come la mamma dice, vai in mona, sono cose che dice tutti i giorni, no? Fascia protetta. Comunque fatto sta che alla fine non riusciamo a far vedere qualcosa di diverso, ma è qualcosa che alla fine c'è la realtà di tutti i giorni e che portiamo a far vedere anche chi non è del settore, magari che non vede certe cose che si fanno in questo ambito, nell'agricoltura, a farle portare a... insomma. Sì, no, hai detto benissimo, adesso parlando seriamente, a parte diciamo i momenti ludici che ci fate vivere, una domanda seria. Allora, questa cosa secondo me è molto importante, è molto bella quella che fate, perché portate a conoscenza veramente di tutte quelle che sono le difficoltà che noi viviamo tutti i giorni nella vostra maniera. Ma è così importante oggi che i giovani contagino altri giovani per portarli ad avvalorare, a valorizzare quella che è l'agricoltura, perché noi, cioè, viviamo di questo, sono le nostre origini. Beh, naturalmente è importantissimo, anche perché abbiamo moltissimi colleghi con altre aziende agricole che purtroppo si ritrovano con i figli che non hanno passione, non gli interessa niente, quindi fanno chiudere l'azienda piuttosto che portare avanti, diciamo, una tradizione, perché l'agricoltura alla fine è una tradizione anche di ogni famiglia. E se di anno in anno ogni azienda chiude, cosa mangiamo? Plastica? Quindi noi siamo proprio, fungiamo da traino. Ascolta, un'ultima domanda, poi vi lascio andare. Allora, in un momento così poi difficile, perché di fatto l'agricoltura, con i problemi congiunturali che abbiamo avuto, insomma, sta vivendo un momento non così felice, perché fatica a vivere di luce propria. Quanto è importante coinvolgere i giovani in agricoltura? Ma è importantissimo, allora, coinvolgerli e coinvolgerci, no? Anche per fare un po' di rete, un po' di gruppo. Ma è ancora più importante, perché sopravvivono le nostre aziende, che chi è dall'altra parte, cioè il consumatore, capisca che siamo noi produttori, che quindi il nostro prodotto va anche valorizzato, no? E che quindi le nostre aziende stanno in piedi, è la verità, stanno in piedi anche perché lui si pianta col trattore o io porto le vacche in manga, cioè è tutta una cosa, sì, ti appiedenti sempre tu. Quindi anche il consumatore deve darci una mano e valorizzare il prodotto italiano e locale. Adesso non sai che voglio fare al politico, però alla fine guarda che se la gente non compra, non sai che moldemo, No, facciamogliene un applauso, perché a modo loro hanno toccato veramente dei punti importanti. Allora, io vi voglio fare i complimenti per quello che fate, perché in modo bello e simpatico fate capire a tutti quanto è difficile, quanto è complicato fare agricoltura oggi, per focalizzare l'attenzione, per catturare l'attenzione anche dei politici, perché se noi mangiamo è grazie al nostro lavoro. Grazie veramente, complimenti per quello che fate, grazie ragazzi. Spero che resterete con noi a vedere gli ultimi tiri e poi anche per le premiazioni. Cioè, ma la Bea dove l'avete nascosta? La Bea, dov'è la Bea? Beatrice, dov'è? Dai, tutti, c'è Occhi Belli lì in giro, secondo me l'ha rapita Occhi Belli, Simuela. Ecco, lasciamola là. Ciao ragazzi, glielo facciamo un grosso applauso a questi due matti, grazie davvero.
Vincenzo Callini, centro di Gianluco e Mostar. Andiamo! Siamo liberi in fondo e il cecchino arriva, è la tua volta, andiamo sniper, let's go, vai Marco! Mamma mia, fuoco e fiamme dalla marmitta dello sniper! L'incombusto schiarisce la voce, vediamo il rilievo della telemetria, allora il Bortignon si è...